Il sogno di una casa acquistata tra difficoltà, sacrifici di una vita e lungaggini burocratiche. Quel sogno che ormai è diventato un incubo per 120 famiglie. A Modugno è ancora appesa ad un filo la questione delle due cooperative Guido Rossa, che da 8 anni sta cercando di realizzare 2 palazzine sulla provinciale per Carbonara. Un iter amministrativo per il comparto di costruzioni è lungo. Aperto il cantiere nel luglio 2012, è stato poi bloccato in attesa della valutazione di impatto ambientale, arrivata soltanto poche settimane fa. Sfiniti i proprietari, che hanno mandato a casa il consiglio d'amministrazione nominandone un altro, composto da Gennaro Introna, Ignazio Portoghese e Pietro Di Roma. Non c'è più neanche il presidente Peppino Scogliamillo, che, interpellato da Punto TV, ha precisato: i soci hanno ragione, nei loro confronti non nutro nessun rancore, anzi, ha aggiunto, sono disposto a collaborare con loro se dovessero chiedermelo. Una situazione degenerata negli ultimi 4 mesi, dopo il blocco dei lavori a Modugno per una presunta mancanza di liquidità e la notizia che la stessa cooperativa Guido Rossa starebbe realizzando a tratti i villetti a schiera a prezzi concorrenziali, 195.000 euro con tanto di annunci e proclami, la villa che sognavi al prezzo che speravi. Di qui la protesta degli stessi soci. Nei prossimi giorni il consiglio di amministrazione tornerà a riunirsi per nominare il nuovo presidente.